Buongiorno, eccoci di nuovo qua. Scusate, c'è stato un problema tecnico. Siamo qua per la diretta con Filippo. Possiamo farcela, sì, Filippo Maria Fanti, in arte Irama. Mi dispiace, prima non si sentiva il volume. Speriamo che adesso riusciremo a parlare con Filippo. Nel frattempo, se avete domande o commenti, scrivetele appunto nei commenti che io le girerò a Irama, sempre che riusciamo a connetterci. Allora, visualizza, scusate, eccolo. Dovrebbe funzionare adesso. Ce la faremo, sì. Oh. Eccoci, ciao! Buonasera, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta! Scusa, prima eri senza voce, Stavo... Sì, era un cercavo di problema leggere il fisico. labiale. Era un problema di Instagram. Perché adesso siamo tutto il giorno tutti su Instagram e forse Magari è quello. quello. Eccoci qua. Come va? Eccoci! Ma dai, bene, tu come stai? Tutto bene, in casa, Dove sei? salute. Sono a Milano io, sono a Milano. Tu? Anche io, sì. Sei a Milano e come stai vivendo questo isolamento? Con chi sei? Cosa fai? Le tue giornate? Fortunatamente sono con una persona. Ci sono un sacco di miei amici che sono da soli, è la follia quella, perché dopo un po' di tempo pesa e la solitudine. Però cerco un po' di leggere, di scrivere. Allenarmi dovrei, ma sono un pigro incredibile. Ci sono, no, quelli che fanno alle 16 o yoga, alle 17 o il maestro. Ecco, immaginati l'opposto completo, sono io, proprio. La Niente. mia vita è il caos, ma sarà sempre così. Ho il caos dentro. Intanto, ciao a tutti, comunque, alle persone che si sono già collegate. Ciao a Sì, tutti. volevo dirti che da quando appunto abbiamo pubblicizzato questa diretta sono stata invasa di messaggi privati su Instagram Sì. che ti amano, non sai quanto. Senti, no, ma scusami, ma tu invece andavi in palestra prima, diciamo, nel mondo pre-coronavirus. Sollevamento birre, no, non lo so, no, non tanti, non tanti, non sono, cioè, sì, ho fatto tanto sport nella mia vita, fin da quando sono piccolo, però diciamo che non sono mai stato molto costante. Mi piaceva molto la boxe, sono sempre stato appassionato, però fare musica, fare quello, poi sono una persona che quando fa una cosa ci tiene molto poi a farla fino in fondo, e quando poi, per esempio, non riuscivo a farlo a livello fino in fondo agonistico, tutto quanto per seguire anche altre cose, diciamo che è diventata un po' sporadica come cosa. Poi io, per esempio, mi annoio, non so te, però mi annoio tantissimo a fare ripetizioni, robe di questo tipo meccaniche. Cioè, ho bisogno di fare qualcosa che mi stimoli, no? Per esempio la boxe, ma mille sport, il calcio comunque è stimolante, ha tanti sbocchi, no? Tu no? Fare una ripetizione a me Sì, mi va in crash il cervello, mi sento un noioso. automa, mi sento di così a fare, mi annoio, Perché svanisco. sei un artista, hai bisogno di fantasia, Ma dai, giusto? ma tutti secondo me hanno un po' bisogno di fantasia, no? Perché poi ti senti e hai voglia di fare qualcosa, no? Che non hai, magari non hai uno stimolo appunto creativo, un intuito, magari in alcune azioni non fa per me, in quel mondo lì mi sbadiglio, mi addormento quando faccio palestra io, perché a volte mi sveglio magari un po' in hangover, così che avevo una palestra nell'altra casa di sopra. Quindi arrivavo sopra, così mi trascinavo sopra, e ho detto devo fare palestra, che ieri ho esagerato. Allora dico faccio palestra, però sbadiglio, mi addormento poi sulla panca dopo che faccio le ripetizioni. Mi trovi un'oretta dopo svenuto sulla panca che sto dormendo. Non so perché. Senti, ma com'è la tua giornata tipo? A che ora ti alzi? Anche quello. Io vado a letto tardissimo, tipo per le 7, 8, 9 di mattina, perché sto spesso a scrivere tipo più la notte, perché ho un orario, ho un po' come io mi ricordo, c'era quando ero piccino sotto casa mia,
non che adesso sia incredibilmente adulto, sono ancora giovane, però quando ero molto, mettiamola così, proprio un bambino, c'era sotto casa mia, c'avevo un pub e il proprietario si chiamava Tony. E mi ricordo che lui faceva esattamente la vita che faccio io adesso. Cioè, lui si svegliava praticamente il giorno tardi, andava a dormire la mattina presto. Soltanto che io lo faccio invece magari perché per un altro mestiere, lo faccio perché magari scrivo la notte. Poi la notte, per esempio, è un momento, secondo me, super raccolto, un momento veramente intimo dove ti guardi dentro. E è un modo veramente, secondo me, magico per vivere la musica, perché c'è un silenzio che quasi genera un rumore che però a me mi ha sempre emozionato. Per esempio, quel rumore della notte, no? Quindi lì dentro mi ci chiudo e rimango fino all'alba, poi non me ne accorgo neanche ascoltando musica, facendo musica e pensando. Tu invece ti svegli, per esempio, sono curioso, tu invece ti fai orari diversi, le mie, sono strano? Sono strano io. No, fai benissimo, ma se quando poi avrai un figlio capirai che non ti preoccupare. Esatto, poi esatto, dipende da mille cose, esatto. Quando avrò un figlio, beh, ma magari se avrò un figlio sarò già sveglio e andrò a dire se piange la notte sarò già sveglio di notte, vado direttamente in Poi coma. però devi recuperare. Sì, lo so, lì sono Senti, fregato. quindi stai scrivendo cose nuove in questo periodo? Sì, sto scrivendo cose nuove, sto facendo un disco nuovo e diciamo che praticamente sono andato via in una villa con un po' di musicisti, di amici. Ci siamo chiusi dentro, abbiamo fatto un sacco di musica, abbiamo fatto un sacco di canzoni nuove. E niente, abbiamo raccolto tutto quanto dentro un album che però non era il momento, secondo me, di far Di uscire far uscire. l'album. Sì, perché diciamo che è un momento particolare dove è giusto comunque rispettare le regole, rispettare anche. Ci sono priorità, secondo me, più importanti in questo momento. Infatti, proprio per questo motivo abbiamo deciso di far uscire Milano, che è una canzone estratta poi dall'album, che è diventata figlia di un progetto che cercava di dare un nostro piccolo contributo, no? Quindi Ecco, cercando di essere Milano è una canzone musicali. che hai fatto appunto dedicata alla tua città e insieme a Francesco Sarcina ed è una canzone appunto che parla un po' di questi tempi e è una canzone fatta a scopo benefico, giusto? Sì, è stata fatta per, diciamo, il progetto è stato, la canzone è nata prima, però il progetto è nato per quello. Ho sentito Francesco, che è un grande saluto, ci siamo sentiti e abbiamo deciso di fare questa azione per cercare appunto di dare il nostro piccolo contributo, di aiutare a prendere personale per i posti letto. Comunque tante persone, secondo me, in questo periodo si stanno attivando a modo loro per cercare di fare qualcosa di bello, di buono comunque, che generi una cosa a catena. Quindi mi sembrava bello dare il nostro contributo. Noi facciamo arte, facciamo musica, quindi tutto quello che abbiamo è questo e abbiamo cercato di darlo in un progetto che aiutasse. Per l'ospedale Niguarda, giusto? Sì, Di è per Milano. l'ospedale Niguarda, esatto. Milano avevo un Ok. contatto al Niguarda e quindi ci siamo collegati lì e niente, è successo questo e sono contento. Sono contento e sono anche carico però per far uscire nuova musica, non vedo l'ora. Torniamo tutti quanti ad abbracciarci, a fare concerti, a vivere la nostra vita libera. Magari. Senti, scusami, poi torniamo a parlare dell'album, ma ci sono tipo 200 messaggi, 200 commenti sulle piume. Sì, lo E so, gli le orecchini. Gli orecchini. Lo so, di là, stavo facendomi la barba. Ah, ecco. Adesso so che Ok. canzone. Avete ragione, infatti ero così un po' infastidito, solo che non volevo essere maleducato, hanno ragione, provvedo subito. Vediamo un po'. E invece? No, così placchiamo i tuoi fan, perché li ho visti un po' agitati sulla questione piume. È importantissima questione. Vediamo dove In sono. diretta, qua adesso Vai, vediamo. in Infatti diretta è strano anche solo per per me. voi. Mi sento male, oh. Ma ecco per noi Filippo si mette le piume. Oh!
e quindi molto meglio. Che avvenimento. Non ti riconosciamo più. Senti, tu come tanti altri hai deciso di spostare l'uscita del disco. Quando prevedi che uscirà il tuo nuovo disco, quindi? Ma in verità ancora non ho chiara una data, appunto per vari motivi di priorità. Probabilmente uscirà sicuramente un singolo prima del disco, quindi usciranno canzoni nuove. È da un sacco che non faccio uscire un singolo, è da tanto tempo perché appunto mi ero ritirato con un po' di amici, di musicisti a fare musica. Però sicuramente la prima cosa uscirà uno o magari anche due singoli e poi ci sarà un percorso l'anno prossimo. Che adesso non voglio spoilerare, però dai, c'ho già in mente un po' di cose da raccontare. Speriamo arrivino alle persone. Di cosa parlerà questo nuovo disco? Immagino L'album. che. Sì, no, non è un concept album, è una cosa che non ho voluto fare, anche perché poi i concept album io li amo. Per esempio, li ho sempre ascoltati fin da piccolo, anche quello con i Jethro Tull. Mi sono sempre piaciuti tanto, però diciamo che racchiudere un po' in questo disco, in questa fase, in un concept, per me era un po' un momento, era un po' precoce forse da fare come percorso, quindi ho voluto dare ancora altre sfumature, dare tanti colori al disco, a livello di genere cercare di contaminarlo ancora di più. Io sono sempre stato un po' contaminato, un po' un ibrido, perché derivo da, sono metà per metà, sono sempre cresciuto con i cantautori. Dall'altra metà derivo da un ambiente più street, quindi più urban, che era sotto i portici a fare musica con gli amici. Quindi siamo cresciuti molto per strada a farlo, a raccontare la musica. Ibridando questi mondi un po' è nato un po' il mio percorso. E quindi diciamo che continuo a contaminarmi, a essere contaminato dalla musica. Quindi anche i dischi a venire saranno colorati, ecco, mettiamola così. Sarà un disco colorato. Ok, senti, non so se hai seguito la vicenda, la polemica su Tiziano, che ha vestito Tiziano Ferro sui live. Hai No, letto? Allora, no. Tiziano Ferro da Fazio, che tempo che fa, ha detto che bisogna che il governo dia anche delle risposte a noi artisti e al settore della musica sui live, perché non abbiamo nessuna indicazione. Certo. Quello che poi si è scatenato, però purtroppo, è che tante persone si sono scagliate contro di lui, dicendo, insomma, siete i soliti privilegiati, pensate solo a queste stupidaggini, le priorità sono ben altre, no? Ovviamente poi le reazioni dei tuoi colleghi, ci sono state molte reazioni dei tuoi colleghi che hanno detto sì, ma non è una questione di noi privilegiati, ma è un intero settore economico, quello dei live, della musica. Volevo sapere il tuo punto di vista. Ma io penso che, vabbè, purtroppo le male lingue, nel senso, ci saranno sempre. Io penso che una presa di coscienza sia fondamentale in queste situazioni. Ovvero, certo, sono assolutamente d'accordo, ma come penso sia d'accordo Tiziano Ferro, che le priorità siano altre. E non penso che lui volesse intendere di trascurare le priorità, semplicemente penso che cercasse una risposta per quanto riguarda appunto un settore lavorativo, come tante altre aziende. L'unica cosa che a volte, ripeto, le male lingue avvengono quando c'è popolarità, magari fama, magari una risonanza grossa di un messaggio, perché per esempio magari l'hanno chiesto anche in via legale tante aziende, soltanto che non avendo una grossa risposta mediatica, magari non sono state attaccate e magari giustamente lo Stato gli ha detto aspettate, dobbiamo risolvere prima altre cose. Quindi penso che sia chi deve parlare, cioè lasciamo parlare, ma penso che chi ha un quoziente intellettivo minimo capisca che una protesta di questo tipo sia un po' inutile. Poi sono completamente d'accordo sul fatto delle priorità sono ben altre, ma sono convinto che Tiziano Ferro sia, mi sembra una persona intelligente in gamba, sia consapevole che le priorità sono altre. Avrà chiesto per un altro settore, avrà chiesto delle informazioni che giustamente vorrà avere, che penso che prima o poi gli arriveranno. Questo è il mio pensiero. Certo, no, infatti, cioè non è che non stava chiedendo per sé, diciamo, stava chiedendo per Certo, per un tutte le settore. persone che lavorano nella musica, perché Certo. nella musica non ci sono solo i cantanti No. sono soltanto
è vero, dei privilegiati, poi dipende insomma anche a vari livelli, non è che sono tutti No, uguali. sì, ma oltre dei livelli dipende, perché alla fine spesso ci ricorda, cioè, a volte no, è bello vedere, no, per esempio, magari il successo, la fama, però in verità ricordiamoci che non è sempre quello che si vede, a volte si vede solo la punta dell'iceberg, no? Appunto, come dici, sicuramente ci sono tanti settori sotto. Poi per quanto riguarda il privilegio, magari se deriva da un guadagno o dalla fama, in verità ci sono tanti, tanti settori appunto sotto, o magari che fanno altri mestieri che guadagnano di più, che magari hanno una prospettiva più lunga, che magari hanno una fama molto grande, quindi in verità è una cosa molto, molto varia. Cioè, il privilegio, secondo me, non sta, secondo me, nell'essere famosi, ma sta nel fare ciò che si ama. Cioè, per me il privilegio in generale, come per un giornalista svegliarsi, essere contento di ciò che dice, o per un panettiere fare il pane più buono del mondo, e per un cantante trasmettere la sua musica. Il privilegio sta nell'amare ciò che si fa e fare nella vita ciò che ci appassiona e che ci fa svegliare, avendo un obiettivo e convinti di quello che facciamo, non nella fama. No, certo. Senti, appunto in questi ormai mesi di isolamento forzato, tante persone stanno scoprendo un modulo anche nuovo di vivere il proprio lavoro. Sì, Nel è vero. tuo caso, che cosa hai scoperto? Che riflessioni hai fatto? Allora, io sono una persona molto, in verità, come si dice, carnale, cioè mi piace avere intorno musicisti, musica. Per esempio, io amo sentir suonare vari generi, essere influenzato da cose differenti. Quindi, in verità, io devo dirti che la soffro un po'. Mi piace raccogliermi, magari scrivere, quindi diventare introspettivo, ma ci sono dei momenti nella vita, per esempio a livello artistico, che hai bisogno di connessione con tutti quanti, con gli altri. Quindi la sto soffrendo un pochettino, devo dirti la verità. Ci sono invece altri lavori che appunto si sono riscoperti e hanno un incredibile, per esempio, le applicazioni, l'intrattenimento su internet. Ci sono un sacco di cose, per esempio, che hanno avuto una vita, diciamo, anche in questo periodo, e si sono riusciti a reinventare. Quindi grande per loro, no? Per noi, per la musica, penso che comunque essere dal vivo, cioè essere diretti, guardare negli occhi una persona mentre si canta, o mentre si scrive, o mentre si produce, per me rimane la cosa migliore, perché la musica è molto legata, la sento molto legata Alla al corpo. performance, certo. Sì, al performance, ma anche al corpo. Noi, se ci pensi, questa è una cosa che magari ogni tanto cerco di dirmela a me stesso, però noi nasciamo con un battito cardiaco, cioè una musica noi ce l'abbiamo dentro, c'è cioè un ritmo, ce l'abbiamo dentro. Quindi è normale che quando tu vivi la musica, e non soltanto tramite cuffiette oppure tramite qualcosa che ti slega dalla realtà come internet, diventa un po' apatica come sensazione a volte. Invece la musica, secondo me, ha bisogno di essere vissuta nella realtà, ma la realtà può essere anche una canzone che parte per strada e tutti sono a ballare e tutti la stanno ascoltando, ma creano delle vibrazioni positive. Lo so che sembra qualcosa magari No, no, un po' guru, però è vero, perché poi quando siamo a un concerto, e io stesso quando vado a un concerto e mi emoziono, vivo quella sensazione di legame con le persone, che è una sensazione unica e che secondo me solo poche forme d'arte sanno regalarti. Una di queste è la musica. certo, non si può sostituire il concerto, diciamo. Cioè, sì, è bello fare le cose su Instagram, ci divertiamo, però non è la stessa cosa, cioè non. A un concerto ti innamori, Instagram ti trattiene, io la vedo così. Ah, ecco, bella la sintesi. Sì. Senti, ti devo fare due domande che mi hanno chiesto i tuoi lettori, scusa, i tuoi fan. Ah. Se parteciperai a Amici All Star. Ah, adesso queste cose sono delle cose che ancora non spoilerò, adesso so che ci saranno dei progetti, delle cose, si vedrà, non lo so. Ah, non si vuole sbilanciare, ma secondo me sì. E poi una tua fan chiede cosa ne pensi di Gaia Gozzi e di Amici. Ah, brava, bravissima, poi è bello, lei ha un po' questa cosa internazionale del fatto che se non sbaglio è figlia di una signora portoghese o brasiliana, se non sbaglio, giusto? E quindi ha questa. Ah, lo sai. Sì, però è bello perché è molto fortunata ad avere questa ricchezza, secondo me, a livello
lessicale, cioè di conoscere una lingua che poi è super musicale. Ho sentito una sua canzone in portoghese e a me, per esempio, il Bossa Nova, se non sbaglio, che è quel mondo là, a me piace moltissimo e mi ricorda molto quella sonorità, quel pezzo, quindi figo, grande. Mi piace, ok, benissimo. Senti, cos'è la prima cosa che farai quando potrai di nuovo uscire di casa? Allora, quando uscirò di casa, ma si può, ah, una, la... no, aspetta, sto pensando cosa posso dire. Allora, la prima cosa che farò, uscirò di ma casa... di quello che non si può dire, dai. Vabbè, no, ma dai, una cosa leggera, dai, vado sinceramente, a parte una cosa, dico una cosa leggera, però voglio andarmi a bere qualche birra con i miei amici al pub. Io sono uno affezionato, non so, hai mai visto How I Met Your Mother? Sì. Io sono innamorato, per esempio, ma perché io non amo paradossalmente la routine, però la routine, quando è vissuta con le persone che ami, ha un significato. Non diventa più routine, ma diventa necessaria, secondo me, diventa uno stile di vita. Quindi ci sono delle cose che ne ho bisogno e, per esempio, bermi qualche birra nel solito pub, come How I Met Your Mother, quindi la solita birra nel solito pub con i soliti amici, mi fa bene all'anima, quindi ho bisogno di vivere quel momento. Bene, sì. Senti, non te l'ho chiesto prima, quindi non so se sei pronto, ma cioè se puoi farlo, quindi se non puoi non importa, ma tutti chiedono se puoi cantare qualcosa, Urca. altrimenti andiamo avanti con no, andiamo avanti con le domande, non ti preoccupare. Dai, sì, no, perché dalla diretta viene tutto un po' inceppato, viene tipo a scatti, tipo che è un po' strano. Vabbè. Siamo qua per intrattenerci tanto. Giusto, giusto, hai ragione. Senti, questa solitudine forzata, ti ha portato a scoprire magari delle tue qualità nascoste, delle cose che non pensavi di avere? Allora, ho scoperto di essere un pessimo cuoco. Pensavo di essere bravo in cucina. Invece questa solitudine mi ha fatto scoprire che sono un pessimo cuoco, quindi tornerò a ordinare Glovo e tornerò a ordinare il cibo online, perché mi sono messo ogni tanto a cucinare, ho cercato di fare cose diverse, di aiutare, ma non ce la posso fare, ragazzi. Ho bisogno di un corso di... Ecco, magari inizierò un corso di cucina. Se mi consigliatemi qualche corso di cucina da seguire, perché sembra tutto Dici, facile quando è fatto dai cuochi. è vero. Dici il tuo ultimo fallimento in cucina. Allora, l'ultimo fallimento... Ho cercato di fare, vabbè, ho fatto una carbonara. Il problema è che la carbonara devi avere il guanciale, no? E devi avere... Solo che non avevo il guanciale, avevo la pancetta, quindi già un errore. Ci ho aggiunto poi tipo lo scalogno, tipo con un so... Ho fatto una cavolata, non lo voglio neanche dire, perché mi ammazzano. Ho fatto un casino. Una roba, era veramente una cosa brutta, brutta da sentire. Però vabbè, ci provo. L'importante è provarci. Esatto. Già lo zafferano mood, dicono. Senti, va bene. Senti, allora, non vediamo l'ora che esca il tuo disco, ma nel frattempo abbiamo la musica in streaming, abbiamo Instagram, tu passi tanto tempo sui social in questi giorni? Nì, non tantissimo, ti dico la verità, non tantissimo, non sto mai tantissimo sui social, cerco di farmi vivo ogni tanto perché è bello sentirsi con le persone a cui va bene, che anche le persone che mi seguono, quindi cerco di dare dei contenuti, di farmi sentire, però non sono in verità uno molto social, loro lo sanno, infatti mi prendono in giro, adesso sotto mi inizieranno a prendere in giro perché sono un casino con le dirette, sembro, cioè veramente... Mi devono aiutare. C'ho un amico che si chiama Lorenzo, che mi segue da sempre, che è un fotografo videomaker bravissimo. E meno male che c'è lui, sennò io sarei finito perché con i social network e la tecnologia sono un disastro totale. Lo so, sono di Ma quella generazione, come? ma lo so, Sei è un paradosso. giovane, È un non può paradosso. essere. Non la amo, ti dico la verità, non mi fa impazzire. Cerco di starci dietro, ma non mi fa impazzire. Però, dai, sì, un pochettino guardo video di canzoni, di robe. Ascolto musica più che altro. Dai, va bene, grazie mille Filippo. Lasciaci con un disco che ci consigli. Ah, grande. Allora,
Io, vabbè, al di là del disco, che oggi beh, è bello dire il disco, però le persone poi alla fine, cioè, ci sono le piattaforme digitali, è difficile che consumino tutto il disco. Però c'è un pezzo dei Greta Van Fleet che si chiama, se non sbaglio, Always, aspetta, non mi ricordo bene il titolo, è l'ultimo singolo che hanno fatto uscire, perché è per questo che non mi ricordo bene, è proprio l'ultimo singolo, se andate a sentirlo, l'ho messo pure in una playlist da poco, quindi l'ultimo singolo di Greta Van Fleet è bellissimo, ascoltatelo. Lui mi piace un sacco perché mi ricorda un sacco gli Zeppelin, loro mi ricordano gli Zeppelin come, come modo di, sì, di, sì, è vero, di canto, perché infatti loro, se non sbaglio, sono dei fratelli cresciuti con quello stile lì, lui ha la voce Jimmy Page, quel mondo là, quindi andatevi a sentire l'ultimo singolo, è una bomba incredibile. Va bene, e ascoltate anche Milano di Rama, va bene, grazie, grazie Filippo. Bacio, ciao. Grande, grazie per la diretta, ciao. È stato un piacere. Anche ciao. Per me, ciao. Va bene, allora ringraziamo Irama e ringraziamo anche tutti voi, vedo ancora tantissimi commenti. Mi puoi salutare, mi chiamo Alice, purtroppo non c'è stato tempo, ma vi saluto io. Grazie mille, arrivederci.